continua il nostro viaggio tra costa e entroterra. Passaporto Tiguglio ci porta nel borgo di San Salvatore dei Fieschi. La storia medievale di Cogorno è legata ai signori di Cogorno, i Fieschi, una delle più nobili e illustri famiglie d'Italia ed Europa. I componenti della famiglia dei Fieschi portarono sempre il titolo di Conti di Lavagna. Il loro stemma era d'argento con tre bande d'azzurro. È a loro che si deve la costruzione, nel XIII secolo, dell'antica Basilica San Salvatore. Fu Sinibaldo Fieschi eletto Papa, con il nome di Innocenzo IV, ai tempi di un'ennesima contesa per la supremazia tra la Chiesa e l'imperatore Federico II, ad avviarne la costruzione. Suo nipote poi, il cardinale Ottobono. Poi Papa Adriano V, per soli 38 giorni, la terminò nel 1252. Entrambi i Fieschi sono raffigurati nella lunetta posta sopra il portale della Basilica Fliscana. Per quanto attiene la basilica, essa presenta una facciata a doppio spiovente, fasciata da un rivestimento di pietra di Lavagna o Ardesia e marmo bianco, tipicamente ligure. Al centro è situato un ampio rosone sormontato da archetti gotici e romanici. Il portale è caratterizzato da un architrave con iscrizione latina inerente alla fondazione e da una lunetta con affresco quattrocentesco. Al centro spicca la torre quadrangolare che culmina in un'acuta piramide, con ai lati quattro guglie. L'interno è a tre navate separate da colonne con capitelli decorati. L'architetto Domingo Tonini, amico del comune di Cogorno, è da anni interessato a quella che è la valorizzazione del borgo attraverso diversi tipi di attività. Adottato da Cogorno, potremmo dire? Beh, potremmo dire adottato, potrei dire che ho adottato il borgo, come ho adottato anche altri siti qui in questo splendido Tiguglio. Ma a Cogorno il borgo di San Salvatore dei Fieschi, la Basilica, il Palazzo Comitale mi hanno colpito, direi, subito. Credo di aver avuto proprio la cognizione dell'eccezionalità di questo luogo e da questa convinzione di essere in un luogo eccezionale è partito poi tutto il progetto che si è sviluppato nel corso di questi lunghi 20 anni. Lei spesso, quando parla del borgo di San Salvatore dei Fieschi, usa il termine eccezionale, l'eccezionalità del borgo legata all'eccezionalità ovviamente della basilica, del palazzo. Certo, eccezionale, basta pensare, fare quattro nomi: Innocenzo IV, Papa Fieschi, Sinibaldo Fieschi, Adriano V, Ottobono Fieschi, grande cardinale prima che grande papa, Dante Alighieri e direi Federico II, l'imperatore. Ecco, direi che quattro nomi che pongono questo luogo in una posizione di preminenza a livello proprio, direi, europeo, non solo nazionale. Direi che il borgo di San Salvatore ha visto il formarsi, lo svilupparsi degli eventi che hanno fatto l'Europa. Andrea, arrivando invece verso il presente, gli ultimi 10 anni, il giubileo, la valorizzazione del borgo. Ecco, quando ci fu l'occasione del giubileo, con la legge speciale per il giubileo, siti extra fuori Lazio del giubileo, immediatamente con l'amministrazione comunale, che devo dire è sempre stata non sollecita ma entusiasta nei confronti di queste iniziative, si è pensato di proporre San Salvatore come uno di questi luoghi eccezionali. I nomi che ho fatto prima, la valenza storica, artistica di questo luogo, che è uno dei luoghi di maggior prestigio, direi, a livello regionale, nazionale e direi europeo. Io a volte dico è un luogo quasi senese, non per voler sminuire la Liguria, non per voler fare una gerarchia, ma così per dare un'idea sintetica, no, della valenza di questo luogo. E allora si è pensato, perché non partecipare a questa corsa, alla corsa dei finanziamenti giubileo? Risultato, oltre 6 miliardi di finanziamento, che, sottolineo la cosa molto importante, è stato più del 100% di quanto richiesto, quindi ha coperto completamente, perché è stato arrotondato a qualche centinaia di migliaia di lire in più di quello che si era, quindi ha coperto totalmente l'intervento. Un intervento non solo che andava a completare l'opera di restauro della basilica, splendidamente seguito dalla sovrintendenza ai beni monumentali di Genova, ma andava anche a creare quelle infrastrutture
i parcheggi, la sistemazione degli impianti, l'illuminazione, sono state tolte tutte le tesate, insomma andava a completare questo luogo e a renderlo veramente disponibile per essere il fiore all'occhiello dell'intero Tiguglio, direi, ecco, quantomeno comunque uno dei punti di riferimento per l'intera regione. E come procede la valorizzazione e la promozione del borgo dopo il Giubileo? Dopo il Giubileo il comune di Cogorno acquista una parte del Palazzo Comitale, una parte significativa anche se non quantitativamente ma qualitativamente. Finalmente c'è uno spazio dove organizzare una serie di eventi, mostre, occasioni, concerti, una serie di iniziative che rendono veramente completamente fruibile questo luogo. Siamo all'interno del Palazzo Comitale dei Fieschi, che è stato recentemente restaurato. Qui da un paio d'anni vengono organizzate in una parte del palazzo delle mostre, delle esposizioni curate da Emi Tonini, che è qui al mio fianco. Allora, che cosa, quante esposizioni e quali sono state organizzate negli ultimi due anni? Tutta l'attività è partita dalla primavera del 2005, quando appunto in occasione dell'inaugurazione di questo centro culturale museo voluto appunto dall'amministrazione del comune di Cogorno, sono state esposte una serie di tele rappresentanti personaggi ecclesiastici della famiglia Fieschi, tutti canonici di San Lorenzo a Genova appunto. Questo centro culturale, diciamo che ha un'esposizione permanente che è il palazzo stesso, nel senso che ciò che veramente è fruibile, visitabile finalmente all'interno di questo spazio è la struttura stessa del palazzo. La muratura è stata volutamente lasciata a vista proprio perché attraverso l'osservazione di queste pietre possiamo ricostruire la struttura e la storia di questo edificio, e questo non solo appunto per i turisti ma anche per gli studiosi che vogliono approfondire lo studio di questo sito. Accanto alle pietre che costituiscono il palazzo, ciclicamente abbiamo portato avanti una serie di esposizioni sempre legate al tema dei Fieschi e al territorio del comune di Cogorno. Ecco, quindi la prima esposizione nel 2005 è stata quella che ha visto gli abiti delle dame genovesi, quindi partendo dai ritratti di Rubens e di Van Dyck sono state esposte delle ricostruzioni di abiti realizzati dalla stessa sartoria che realizza anche gli abiti per le rievocazioni storiche che qui tutti gli anni vengono riproposte. La rievocazione tradizionale dell'addio du Fantin, cioè l'addio al celibato del conte Opizzo Fieschi, che è il 13 d'agosto di tutti gli anni, che poi vede la sera dopo invece la festa del matrimonio, invece la tradizionale torta a lavagna, e la particolarità di questa rievocazione è proprio il fatto che avvenga nello scenario proprio medievale, quindi la suggestione del luogo si unisce alle danze, ai duelli riproposti dai gruppi storici, che sono stati gli stessi che hanno poi prestato gli abiti per questa prima esposizione. Nel 2006 invece il tema delle esposizioni sono stati i fiori, quindi ricollegandosi all'evento genovese di Euroflora 2006 abbiamo avuto la Floralie dei Fieschi, cioè quindi la nostra fiera floreale nel comune di Cogorno ha visto susseguirsi nella prima parte estiva i dipinti di Santiago Cogorno, pittore sudamericano argentino, originario però del nostro comune, affiancato alle sete prodotte a decorazione floreale prodotte nel territorio. La parte invernale ancora appunto visibile all'interno del palazzo ha visto invece i fiori della tradizione, i fiori delle fieschine, quindi queste giovani che a Genova presso il Conservatorio dei Fieschi imparavano l'arte dei fiori di seta, e invece i fiori di seta presenti nel territorio, quindi i fiori di seta che adornavano gli altari della parrocchia ad esempio cogornese di San Lorenzo, i crocifissi processionali delle confraternite, quindi la confraternita di San Giovanni Battista e quella di San Martino, adornati anch'essi di fiori, questa volta metallici, e poi un riferimento ai fiori dei sentieri, quindi i fiori selvatici dei sentieri
lungo i quali le portatrici d'ardesi ascendevano dalle cave del Monte San Giacomo fino al mare per caricare sui leudi le lastre di Ardesia. Ecco, ricordando che appunto queste cave saranno poi prossimamente anche visitabili, c'è un progetto per cui proprio i turisti potranno, partendo dal borgo, anche ampliare il percorso che si potrà fare durante le gite. Quindi non a caso tutto quello che ci circonda richiama i fiori, e questo per l'anno 2006, l'argomento, il tema centrale del 2006, che cambia invece nel 2007, gli animali. Infatti, partendo proprio dal gatto, che è il simbolo della famiglia Fieschi, che appunto troviamo sullo stemma della famiglia Fieschi, avremo il bestiario dei Fieschi, quindi anche questa volta un tema, un filo conduttore che però si svilupperà sicuramente su più livelli. Al piano terra del palazzo invece? Invece il piano terra è dedicato alla tradizione ma anche agli artisti contemporanei, quindi chi porta avanti oggi le tradizioni, quindi lavorazioni quali il macramè, il pizzo al tombolo, la lavorazione dell'ardesia, ma anche artisti che invece usano questi materiali tradizionali, quindi l'ardesia, ma anche il legno d'ulivo ad esempio, per realizzare anche opere invece di gusto più contemporaneo. Quindi una vetrina per gli artisti della zona, ma anche, anche lì un filo conduttore quest'anno, sempre i fiori, per cui un collegamento anche con la parte più museale del piano superiore. Quindi di conseguenza il prossimo anno l'argomento sarà cambierà gli animali anche al piano terreno, logicamente gli artisti verranno invitati a cimentarsi con questa. Artisti e artigiani che arrivano anche dalla zona di Genova, quindi da tutta la provincia di Genova. Sì, da tutta la provincia, dall'entroterra, e che hanno qui modo di farsi conoscere non solo esponendo le loro opere, ma anche mostrando dal vivo il loro lavoro, in quanto ci sono occasioni in cui sul sagrato e sulla zona antistante il palazzo possono organizzare il loro lavoro mostrandolo e anche insegnandolo ai visitatori che vogliano provare a cimentarsi in queste arti. In primo piano quindi l'importanza di valorizzare ma anche di tutelare le arti locali, tradizionali, storiche. Certo, infatti le arti esposte in questo sito hanno proprio dietro un lavoro di valorizzazione di tutela, come per esempio il macramè, il centro italiano femminile di Chiavari, si sta attivando perché il macramè del Tiguglio, il macramè ligure, abbia finalmente un marchio DOC, quindi venga proprio riconosciuto come una lavorazione tradizionale tipica del territorio. Roberta Minucci dell'agenzia Viaggi Prime Time di Lavagna. Prima cosa, Roberta, ti chiedo, cos'è un viaggio al contrario? Come viaggio al contrario abbiamo voluto definire un viaggio incoming, cioè un viaggio che si sviluppa in ricezione su un territorio di cui noi possediamo le chiavi di accesso, in quanto è un territorio a noi conosciuto, è come una nostra dimora, e che vogliamo presentare al pubblico residente nello stesso territorio o proveniente addirittura da altre parti del mondo in una maniera competente e fruibile al 100%. E con Roberta siamo proprio in uno di questi territori, nel borgo di San Salvatore dei Fieschi, quindi nel comune di Cogorno, quindi un luogo per voi di lavoro, ma anche di piacevole lavoro, e insieme alle persone che portate all'interno di, possiamo chiamarli mini viaggi organizzati? Possiamo chiamarli mini viaggi organizzati, li chiamerei piuttosto un progetto di promozione ed accoglienza turistica portato avanti di gran lena e con grandissimo entusiasmo da parte del nostro staff, dell'amministrazione comunale di Cogorno e anche da un gran numero di associazioni e singoli operatori turistici, artigiani e non, che stanno proprio scommettendo su questa nuova frontiera dell'utilizzo del territorio. Allora, prima di entrare nel merito preciso di quelle che sono le visite guidate e questo progetto, ritorno indietro di un minuto quando dicevi che questo è un discorso importante da valorizzare per le persone del posto, ma anche per le persone che di qui non sono. Quindi una persona che risiede magari fuori dalla provincia di Genova, come si muove? Abbiamo portato avanti un progetto che si riferisce ad un semplice numero telefonico che viene
fornito dall'amministrazione in ogni sua comunicazione con il pubblico dal punto di vista di iniziativa turistica e che viene riportato per fornire in tempo reale e costantemente informazioni più specifiche, per cui l'utente non ha soltanto l'informazione dell'evento ma anche una sorta di assistenza che indica anche le ultimissime variazioni, non ultima quella relativa al tempo atmosferico, per quanto riguarda il singolo evento a cui è interessato. Roberta, dove nasce l'importanza storica di questo luogo? Intanto consideriamo questo luogo dal punto di vista geografico, cioè ci troviamo lungo il corso del fiume Entella, una delle poche zone effettivamente che offrono una qualche pianura nella provincia, all'interno della provincia di Genova, oserei dire in tutta la Liguria. Lambendo il corso di questo fiume abbiamo un luogo di emergenza architettonica assolutamente eccezionale che richiama certamente con la sua importanza una richiesta turistica interessante di visite che possono svilupparsi sia con la considerazione dovuta ai monumenti architettonici presenti nel borgo, ma molto più interessante e stimolante, almeno per me nel mio lavoro, diventa la volontà e il tentativo continuo di evocare quello che questo borgo ha costituito, cioè l'idea originale di una, chiamiamola dinastia, perché i Fieschi dopo tutto sono una grande capacità di insediamento che quasi si erge a coronamento di quello che era a partire dal XII secolo il territorio della Superba. La Superba governa in casa sua, ma è attorniata e diciamo accompagnata dalla sagacia dei Fieschi, che non avendo la grande potenza bellica diremmo oggi, o comunque una potenza di forza immediata per contrastare chi si stava sviluppando al centro del Golfo di Genova, tentano e in buona parte al 90% ci riescono proprio di controllare questo vicino scomodo e di entrare, di insinuarsi nel cuore del potere di questo vicino, come ad esempio pensiamo al gruppo dei canonici di San Lorenzo, pensiamo a matrimoni orditi con grande attenzione, pensiamo alle due volte in cui questa famiglia riesce addirittura ad assurgere al soglio pontificio. Roberta, in questo borgo si respira la storia, il tuo compito durante il tuo lavoro di guida è quello di far rivivere la storia. Sicuramente è quello di vedere le pietre, l'ardesia, il marmo che costituiscono, le trovi sia in facciata sulla basilica, sia in ogni parte del borgo, dall'iscrizione sul palazzo della formica che ti dice che questo luogo non andrà incontro a decadenza fino a quando una formica non riuscirà a bere tutta l'acqua del mare. E tutte queste pietre ti parlano e il mio lavoro è proprio quello di incontrando ed accogliendo le persone nel borgo e su tutta la collina, perché il progetto non prevede semplicemente visite ai beni architettonici nel rispetto del loro uso attuale, ma soprattutto anche l'allargamento e la salita ad esempio a quello che è il San Giacomo, quindi una collina completamente utilizzata sino al secolo scorso come estrazione d'ardesia e quindi tutti questi percorsi hanno una capacità grande evocativa, ma basta salire lungo la prima direttrice e fare due o tre gradini su una ciappa perché a te possa venire l'acquolina in bocca vedendo le piane coltivate ad olivo oppure le viti che offrono un grandissimo spettacolo di sé anche proprio attorno alla basilica. Un'esperienza che rimane nel cuore. La storia può rivivere all'interno di un museo, la storia però rivive anche attraverso delle rievocazioni storiche, qui sono quelle del 13 e del 14 di agosto. Sì, in particolare qui avviene l'addio ad Ufantin, che è la rievocazione del 13 agosto, che è l'addio al celibato del conte Opizzo Fieschi, che poi si sposerà la sera dopo, quindi il 14 agosto, a Lavagna con la tradizionale festa della torta dei Fieschi. E quindi la sera dopo? Quindi la a Lavagna, sera dopo la grande a Lavagna, festa. La grande festa. La particolarità invece della festa dell'addio ad Ufantin che si svolge qui è proprio la cornice.
quindi appunto è l'occasione per calarsi, immedesimarsi proprio in un personaggio della corte di Opizio Fieschi e calarsi proprio in un'atmosfera medievale fatta rivivere dai gruppi storici, quindi i Sestieri di Lavagna insieme ai Flos Duellatorum e alle Grazie d'Amore, che ripropongono attraverso le danze, attraverso i duelli, proprio l'atmosfera della magia, diciamo, di questo avvenimento storico. Ecco, la particolarità di queste rievocazioni sono il fatto che ricordano un matrimonio, mentre spesso le rievocazioni sono rievocazioni di eventi bellici, di guerre, eccetera. Qui invece c'è un momento più gioioso, che è proprio quello di un matrimonio. Sia Cogorno che Lavagna quindi rievocano i Fieschi, il periodo dei Fieschi, quindi un ricordo ancora molto vivo. Certo, è vivo naturalmente sia a Cogorno sia a Lavagna, in quanto i Fieschi sappiamo che appunto avevano il loro predominio era su tutto il territorio, per cui è giusto che tutti e due i comuni abbiano deciso di ricordarli, di ricordare questa grande famiglia, e ricordiamo che comunque i due comuni erano legati, sono sempre stati legati, in quanto Lavagna era la parte affacciata sul mare, quindi aveva le spiagge, ma invece l'entroterra di Cogorno era quello che forniva, ad esempio nel caso dell'Ardesia, quindi diciamo uno dei traini dell'economia della zona era proprio questa estrazione, ma poi le portatrici scendevano sulla spiaggia di Lavagna, dove trovavano i leudi ad aspettarle. Quindi questa unione che continua ancora al giorno d'oggi.